discutere, per discorrere con voi di Dante e di filosofia, abbiamo scelto la biblioteca di Crevattini che ci ospita. E ci tenevo a ringraziare la comunità italiana dei Crevattini, la comunità nazionale autogestita di Capodistria e il contributo offerto dalla Biblioteca Vilhar di Capodistria. Dante Alighieri è stato un filosofo, certo, e potremmo dire anche uno dei più raffinati e acuti del suo tempo. Forse è proprio il suo essere una figura poliforme, eclettica, a renderlo in un certo senso inafferrabile. Ma una prospettiva, quella di Massimo Cacciari, ci può aiutare ad affrontare la questione. Secondo lui, infatti, Dante è filosofo nel momento in cui assegna alla poesia non un ruolo descrittivo, ma un ruolo profetico. Virgilio non è solo un sommo poeta, ma è un vate, il che lo avvicina a Lovas de lezione, cioè San Paolo, meritevole di accogliere in sé la volontà di Dio. E in questa direzione si muove anche l'Alighieri, che nell'opera De vulgari eloquentia toglie il primato delle lingue al latino per esaltare quell'italiano ancora nel grembo della storia e che grazie a lui plasmerà tutta la nostra cultura. Qualche esempio celebre, qualche modo di dire da lui stesso coniato, lasciate ogni speranza voi che entrate, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Non ragioniamo di lor, ma guarda e passa. Dante dunque è filosofo perché indaga, ricerca, approfondisce il suo amore per la conoscenza attraverso un percorso estremamente umano, fra divino e terreno, fra Aristotele e Tommaso d'Aquino. Lo strumento privilegiato, la poesia, che eleva la lingua volgare al di sopra della lingua privilegiata dei dotti, il latino. Thank you.
Thank you.
La modernità ha consacrato l'importanza del linguaggio a tal punto che Jacques Lacan, uno dei più influenti psicanalisti del Novecento, ha affermato addirittura che l'inconscio è strutturato come un linguaggio. Cosa significa? Ciò che più ci è intimo, ciò che più ci caratterizza come esseri umani, ciò che ci distingue dalle bestie, è la capacità di esprimerci attraverso la parola. Dante non ha scritto con la medesima libertà di un James Joyce, per fare un esempio, penso al suo Ulisse, ma soprattutto nella commedia ha inventato una nuova lingua, un nuovo linguaggio, unendo in un connubio meraviglioso il volgare con un'altra arte, la musica. Non smetterò mai di ripetere che dopo Puccini, dopo Verdi, Rossini, Bellini, Dante Alighieri è stato uno dei massimi musicisti italiani di tutti i tempi. Un esempio. Soltanto un grande conoscitore del ritmo, degli accenti, delle pause, poteva concepire questi seguenti versi. Di qua, di là, di giù, di su, l'imena. Con l'ali alzate e ferme al dolce nido. Sono versi molto diversi, distinti, molto differenti, eppure hanno utilizzato lo stesso metro, lo stesso verso. Entrambi infatti utilizzano il giambo, un piede costituito da una sillaba breve e da una più lunga. Come si nota, il primo, di qua, di là, di giù, di su, l'imena, esprime una velocità e una violenza tali da esprimere una passione, quel sentimento esagerato che vinse i lussuriosi protagonisti del quinto canto. L'altro invece, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, evoca una levità e una tenerezza indicibili, se non con quelle precise parole. Thank you.
Thank you.
Pensiamo ancora alla Divina Commedia. Nessun poeta è riuscito a raccontare un'esperienza esistenziale psicologica fondendo ben due arti in una, poesia e musica, dando vita ad un capolavoro immortale che ancora oggi stupisce ed emoziona. Dante filosofo? Sì, perché poeta.